tutti, io sono Valentina e vi do il benvenuto a Kimchi Talk, la rubrica di Italian Kimchi dedicata al gossip made in Corea. Oggi voglio parlarvi di una vicenda che tiene banco sui magazine coreani da circa un mesetto e che vede come protagonista l'attore di Inspiring Generation Kim Yoon-jong. Ma cos'è successo? Partiamo dall'inizio. Il 22 agosto sui magazine coreani è apparsa la notizia che una ragazza che si fa chiamare A e che non è la protagonista di Pretty Little Liars era andata alla stazione di polizia di Songpa dicendo di essere la fidanzata dell'attore dal 2012 e denunciandolo per averla picchiata ripetutamente dal maggio fino a luglio fino a farla finire in ospedale con una costola rotta. L'attore in quel momento si trovava in Thailandia e la sua agenzia ha aspettato 24 ore prima di rilasciare dichiarazioni ufficiali, sulle quali poi si poteva leggere che i due non stavano insieme dal 2012 ma si conoscevano e avevano iniziato ad uscire da qualche mese. Si negava qualsiasi responsabilità dell'attore riguardante le ferite della ragazza. Ferite che qualche giorno dopo apparivano sul magazine Dispatch, correlate dai messaggi che l'attore avrebbe mandato a questa A, e questi messaggi risalivano al 2013. Da qui passa un po' di tempo, fino ad arrivare al 2 settembre, giorno in cui alle 9 di sera l'attore Kim Yoon-jong si presenta alla stazione di polizia di Songpa per essere interrogato. Ci resta per 4 ore e durante l'interrogatorio cosa emerge? Emerge che la coppia effettivamente stava insieme dal 2012, che l'attore aveva alzato le mani sulla ragazza in un'occasione al termine di un litigio particolarmente brusco, ma l'attore non era responsabile delle costole rotte. Lui ha spiegato la vicenda delle costole rotte dicendo che loro due stavano giocando, io ce lo vedo Kim Yoon-jong vestito da Tarzan appeso al lampadario che si getta tra le braccia di A. Comunque i due stavano giocando, le si è rotta la costola, però non se ne sarebbe accorta subitissimo, sarebbe andata in pronto soccorso qualche giorno dopo. Passano altri giorni e il 15 settembre Kim Yoon-jong ha pubblicato sul suo sito ufficiale una lettera aperta alla ragazza in cui si scusava con lei per ciò che era accaduto e si prendeva tutta la colpa di quello che era successo. Le chiedeva di perdonarlo e quant'altro. Indiscrezioni dicono anche che l'attore si sia recato a casa della ragazza per scusarsi personalmente con lei. E fatto sta che il giorno dopo l'avvocato di A è andato alla stazione di polizia di Songpa per ritirare tutte le denunce. I maligni dicono anche che Kim Yoon-jong abbia sborsato del denaro, quindi abbia dato anche un risarcimento economico ad A, per far sì che lei ritirasse le accuse, ma sia la K-East Entertainment che l'avvocato della ragazza hanno negato che questo sia accaduto. Il prosecutor della stazione di polizia di Songpa sta comunque investigando sull'accaduto perché lui ha ammesso di aver alzato le mani in un'occasione. Quindi, questi sono i fatti. Secondo me le opzioni sono due. Uno, la ragazza ha un po' esagerato, nel senso che magari loro due avevano litigato effettivamente una volta e lui le aveva tirato uno schiaffone. Poi sapete che loro usano le ciabattine in casa. Lei di sicuro sarà pesata 20 kg, quindi magari lui le ha dato un ceffone, questa è scivolata, ha battuto contro il tavolo e lì è un attimo morire. Oltretutto, sì, è vero, ci sono le immagini delle botte, però non è che c'è scritto sul livido questo me l'ha fatto Kim Yoon-jong, magari questa qua è caduta in bici e voi che ne sapete. Comunque, magari effettivamente, ripeto, Kim Yoon-jong le ha dato uno sganassone una volta, cosa comunque da biasimare, non sto dicendo che sia giusto, assolutamente. Però magari avevano litigato, lei aveva visto le foto di lui insieme ad una ballerina durante il tour, si era un po' incazzata,
presa da un raptus di cazzatura, è andata alla stazione di polizia, l'ha denunciato, ma in realtà voleva solamente delle scuse. Se invece Kim Jong l'ha menata più di una volta da maggio fino a luglio, spero che il prosecutor lo cacci in galera, prenda la chiave e la getti via. Comunque vedremo come andrà a finire questa faccenda. Vi terrò informati. In Corea però non si parla solo di Kim Jong. C'è un altro scandalo che sta tenendo piede da un po' di tempo e che, di cui vi parlerò più approfonditamente nella prossima puntata, e che vede come protagonisti l'attore Lee Byung-hun, famoso anche all'estero per il ruolo che ha avuto nel film G.I. Joe, la nascita di Cobra, sua moglie Lee Min-young e l'altra, l'attrice Lee Jin-yeon. Vi anticipo solo che le ultime notizie vogliono che l'attrice Lee Min-young, dopo aver girato uno spot pubblicitario per 2 settimane a Parigi, non sia tornata sotto il tetto coniugale, ma sia andata dai genitori e sia stata da loro. Quindi c'è aria di burrasca in quella coppia. Una coppia che invece proprio non è più una coppia è quella che era formata dall'attore Lee Jin-woo, che si può ammirare in questo periodo nel drama I Three Musketeers, e l'attrice Gong Yoo-jin. Quindi ragazze, lui adesso è libero, è fragile, quindi se volete giocarvi la vostra chance prendete un volo per la Corea e andate là e provateci, insomma. Anche perché l'attrice Gong Yoo-jin è stata pizzicata con l'attore Jo In-sang, sua co-star nel drama It's Okay, That's Love. Ma c'è una notizia fresca fresca e bella, beh insomma bella per i protagonisti, un po' meno per le fan di Sangmin dei Super Junior, perché il cantante ha confermato le voci che da un po' lo vedevano accoppiato con l'attrice di musical Kim Sa-eun. I due pare escano da qualche tempo e cosa dire? Congratulazioni piccioncini! Niente, questa era l'ultima notizia, spero che la rubrica vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutta la vicenda di Kim Jong e anche delle altre. Spero di rivedervi presto e ciao a tutti da Valentina!